Questa volta i complimenti a Michele li facciamo non per un bel risultato ottenuto in gara, ma per l'esordio come tester davanti alla telecamera. Chapeau, davvero bravo! Dopo la prova della Peugeot 308 GT è arrivato anche questa settimana l'angolo dedicato al passato, che non profuma di nostalgia come sarebbe fin troppo facile intuire e supporre. Le emozioni raccontate dallo scorrere delle sequenze sono infatti ancora vive, testimonianze pulsanti di una passione inestinguibile e capitolo fondamentale nell'interminabile e sempre avvincente romanzo del motorsport e del rally. Sotto i riflettori questa volta troviamo Peugeot 206 WRC, la prima World Rally Car realizzata dalla Casa del Leone. La caratteristica principale? Vincente da subito! Era il 1998 quando la Peugeot 206 andava a sostituire Peugeot 205, un modello di straordinario successo, ormai costretto all'abbandono della scena dallo scorrere inesorabile del tempo. Appena un anno dopo, nel 1989, Peugeot 206 era già pronta a lanciarsi nella contesa del campionato mondiale rally, diventando la prima World Rally Car mai realizzata dal marchio del Leone. La compatta e grintosa 206 WRC brucia le tappe. Nel 2000, la prima stagione completa nella serie iridata mette in riga tutta la concorrenza, conquistando sia il titolo costruttori che quello piloti, con il finlandese Markus Grönholm, che della 206 WRC sarà in assoluto uno dei migliori interpreti insieme a Gilles Panizzi. Grönholm, dominatore, sullo sterrato, il francese Panizzi sull'asfalto. La Peugeot 206 WRC metteva in campo tutte le migliori peculiarità tecniche disponibili in quegli anni. Il motore era anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, con cilindrata di 1.997 cm3 e 300 cavalli di potenza massima a 5.250 giri. La trazione era integrale, il cambio un sequenziale longitudinale X-Track a 6 rapporti, il telaio una monoscocca in acciaio. Il peso complessivo era di 1230 kg, ma a fare davvero la differenza erano le componenti elettroniche, prodotte e sviluppate direttamente dalla casa madre, così come le sospensioni tipo McPherson curate da Peugeot Sport. Alla fine della sua carriera nel Mondiale Rally, nel 2003, Peugeot 206 WRC vanterà un palmarès a dir poco invidiabile, con 3 titoli iridati costruttori e 2 titoli assoluti piloti, entrambi ottenuti da Markus Grönholm. In totale le vittorie in gara furono ben 24, ottenute naturalmente da Grönholm, da Panizzi e in un caso nel 2001 in Svezia anche da Harry Rovanpera. La Peugeot 206 WRC, oltre alle vittorie sul campo, si fregiò anche del riconoscimento di Rally Car of the Year nel 2002 e oltre a fare la voce grossa nel mondiale, risultò vincente anche in Italia e in Europa grazie al Team Racing Lion, che proprio in quegli anni divenne la squadra del programma ufficiale di Peugeot Sport Italia. Il pilota era Renato Travaglia. Peugeot 206 WRC, sostituita dalla versione World Rally Car della 307 CC, portò a termine una carriera sportiva a dir poco straordinaria, confermandosi come uno dei modelli in assoluto più vincenti del marchio del Leone. Un'auto straordinaria, la 206 WRC. Così come impareggiabili sono stati i piloti che l'hanno portata al successo, a partire da Markus Grönholm, il lungagnone finlandese, che come abbiamo visto ottenne con questa WRC ben 2 titoli mondiali. Beh, già che ci siamo, vi anticipiamo che nelle prossime puntate ritroveremo ancora Grönholm e la Peugeot 206 WRC in un video davvero insolito e divertente, ma non vogliamo svelarvi niente di più. Volgendo ancora lo sguardo al passato, non è difficile arrivare ad una riflessione in merito a quelli che sono stati gli sviluppi in materia di sicurezza. Uno degli strumenti più efficaci e recenti, in questo senso, è il collare Hans. Un oggetto apparentemente semplice, ma dal valore incalcolabile in tema di protezione. Ce ne parla e ci spiega tutto Daniele Michi, il copilota dello Junior Team di Peugeot Italia. Questo è un collare
si chiama collare Hans proprio perché viene utilizzato in tutti gli sport motoristici, a partire dalla Formula 1 fino alla pista e nei rally, e ovviamente a seconda della disciplina che andiamo a fare ha un'inclinazione diversa, quindi un'angolazione diversa. Questo è uno degli ultimi ritrovati che viene commercializzato dalla Sparco e è molto leggero, infatti Confermo. Facciamo una prova anche così, perché se no dici no, vabbè, magari lì che sta morendo per il peso, no, è leggerissimo. Assolutamente. Naturalmente. Questo proprio per ribadire l'importanza del peso, al di là che comunque lo sappiamo, più siamo leggeri e più andiamo forte. Però, è chiaro, però diciamo che in questo caso, Al di là della sicurezza, ma certo, di benessere, di comfort durante la gara, è molto importante finire la gara senza avere il male alle spalle, eccetera, eccetera. Sì, anche perché insomma poi lo sappiamo nei rally, magari banale dirlo, ma neanche tanto. Non siamo in pista, quindi esatto, le sollecitazioni sono continue, sono difficili, soprattutto nelle gare su terra, ovviamente, quindi più si ammortizza, direi, meglio è. Meglio è, esatto. E questo al di là che ha una parte posteriore molto bassa rispetto ai normali collari Hans che sono in commercio, questo viene applicato appunto nella parte tra le spalle e la testa e viene collegato da queste due da questo laccetto che è scorrevole proprio per avere dimestichezza con i movimenti al casco, e in caso di urto permette uno spostamento, quindi un'inclinazione diciamo, che comunque non si arriva ad avere una massima inclinazione proprio per la protezione delle vertebre cervicali e comunque e salvaguarda naturalmente poi da frattura, ovviamente, dalle esatto, situazioni più pericolose, più dannose, esatto, come a me capitava in passato. Anche a me è capitato. Quindi ma lui ha provato tutto. Sì, ormai sono uno stunt praticamente, esatto. Un po' d'amiso, un po' stunt. Sì, insomma, sì, vabbè, questo l'esperienza perché la mettiamo in campo. Esatto, insegna e fa apprezzare ancora di esatto, più poi sì, le sì, tecnologie sì, attuali. Però direi che manca ancora un'ultima cosa per sì, completare il discorso prima relativo di indossare al casco e alla zona alta, alla testa, il, al collo. Il sottocasco, che comunque è tutto fatto di materiale ignifugo che va a proteggere contro il fuoco certo, la testa e le parti che restano scoperte, quindi questo è un sottocasco che anche questo è traspirante e permette di un comfort durante la gara non indifferente. E ovviamente poi ci sono gli agganci rapidi del casco all'Hans, che possiamo andare a vedere. Eccolo qua, quindi noi andando a con leggero movimento riusciamo ad attaccare direttamente l'Hans al casco e inevitabilmente questo permette un movimento limitato comunque della testa in avanti, no? Quindi per lo spostamento del collo. E direi tutto comunque, vedete, anche semplice da gestire, perché poi insomma in certi momenti ecco, è chiaro, ci vuole efficacia, ma direi rapidità, semplicità, esatto, perché insomma, questo non serve, c'è tanto tempo per sì, sì, fare sì, determinate azioni. Esattamente, serve anche in caso di un incidente, in caso di intervento dei soccorsi, è molto semplice slacciare il collare Hans al casco per poter poi andare ad estrarre il casco in maniera idonea anche in momenti, quindi facendo movimenti molto delicati. Bene, grazie mille Daniele, davvero grazie una spiegazione esauriente. Mi raccomando, adesso hai provato tutto, siamo a posto così, quindi collaudato al 100%. E invece noi vi diamo già appuntamento nelle prossime puntate di Codice Rally, perché sul tavolo, in questo caso lo possiamo dire letteralmente, sono rimaste tante altre cose da andare a scoprire, lo faremo però nelle prossime puntate. Grazie ancora a Daniele Michi e grazie a voi, a seguire naturalmente Codice Rally. Destra, uno apre. Questo di oggi non è l'ultimo appuntamento dedicato all'abbigliamento di un pilota. La prossima settimana parleremo in particolare della tuta, un oggetto ben conosciuto, ma le cui caratteristiche non sono forse note a tutti, sia in materia di sicurezza che di comfort. Già, perché anche questo secondo aspetto non può essere trascurato, soprattutto quando pilota e copilota sono chiamati ad affrontare gare dure e selettive, con repentini trasferimenti di carico e sollecitazioni interminabili.
proprio come succede al Rally dell'Adriatico, la più veloce gara su terra nel panorama del rally italiano. È la gara l'elemento deputato a chiudere il circuito emotivo lungo il quale scorre il rapporto tra un equipaggio e la propria auto. Lì dove l'interazione tra l'essere umano e il mezzo meccanico manifesta la sua massima espressione. Lì dove si stabilisce una connessione che non è fatta di semplici dati o di regolazioni d'assetto. L'unione con la propria auto è qualcosa che spesso anche i grandi campioni faticano a spiegare. Un'alchimia generata da un'infinita passione e da un amore viscerale per il proprio sport. Ed è questo, anche questo, che Codice Rally vi vuole raccontare passo dopo passo, gara dopo gara, ogni settimana. Alla prossima allora, e non dimenticate, basta digitare Codice Rally.